Era passato a salutarli dopo l'infortunio di Napoli, Sam aveva deciso di ritornare negli USA e di finire così la sua esperienza nel basket italiano. Non si sentiva bene, un fastidioso mal di denti e qualche linea di febbre. Così Sam ritorna nel suo piccolo appartamento alla periferia di Fabriano e da quel momento nessuno l'ha più visto. Lo ritroveranno morto nel pomeriggio di lunedì. Roberto Carmenati, giovane allenatore della Turbo Air e il medico della squadra fabrianese. Che cosa ha provato in quel momento? Una ultima speranza di che potesse ancora vivere, poi subito freddata dal giudizio del medico padrone di casa che era entrato insieme a me e quindi subito un sentimento di dolore e di costernazione. Aveva della schiuma alla bocca e al naso, sì, è un edema polmonare. Era molto, diciamo, era adagiato sul divano e come se si fosse addormentato così. All'improvviso, non ha fatto neanche in tempo, penso, a chiedere aiuto o a telefonare a qualcuno a noi. Incredulità e dolore sono queste le prime reazioni dei suoi compagni e della società. Se Michel era stato sottoposto ad accurate visite mediche prima di essere ingaggiato e la sua salute era risultata perfetta, nulla lasciava presagire una fine così repentina, una morte che lascia un enorme vuoto sul piano umano nei suoi compagni di squadra. Ci hanno comunicato ieri questa cosa e siamo ancora tutti scioccati, quindi è difficile dire qualcosa in questo momento. Era un ragazzo sempre allegro, aveva sempre il sorriso sulla bocca, aveva sempre la battuta pronta. Era sempre un'ottima compagnia per noi della squadra. Per fare chiarezza sul decesso del giocatore americano, sono state sequestrate le cartelle cliniche presso l'Istituto di Medicina Sportiva, i farmaci assunti dal giocatore poche ore prima della morte e avviata un'inchiesta condotta dal sostituto procuratore della Repubblica di Ancona, Paolo Gubinelli.